primavera. Ehi, guarda che bel taglio. Cosa ci prepari oggi? Oggi vi preparo quella che viene fatta un po' in tutta Italia, la fettina fritta, ma più famosa la fettina panata, ma in questo caso andiamo a fare quello per cui è diventata anche famosa nei tempi moderni, l'orecchio di elefante. Che soprattutto al nord è il nome che si dà, no? E noi in Toscana siamo capaci anche di creare un bell'orecchio anche senza la famosa costoletta, no? Come no, come no. E quindi andiamo a selezionare qualcosa. Tu mi hai detto, tu sei un macellaio di quelli che hanno alle spalle tanta sapienza. Qual è il taglio di carne corretto per fare, come diciamo a noi, la fettina panata o, come dite voi, l'orecchio di elefante? La fettina panata, come diceva la mia nonna, anche una soletta è buona. Si può far panata. Perché? Perché con la tipologia di cottura e quello che ci mettiamo, il pan grattato, l'uovo, possiamo tranquillamente... Però questo, lasciamelo dire, è un taglio fantastico. Qui questa proprio, qui possiamo fare in due tagli del posteriore, soprattutto noi che lavoriamo la chianina. Mi spiego meglio. Allora, il posteriore ha un taglio famoso che è la fesa, con cui si fanno tutte le cose. Perché? Perché si presta anche per la morbidezza una volta fatta la frodatura. È tenera, insomma. È tenera. Ed è questa. Sì. Questa è la fesa, noi la chiamiamo scannello. Poi andiamo invece... in un taglio meno nobile, tolta la punta, modernamente chiamata picagna, il resto la pezza lunga o lucertolo, come chiamiamo in Toscana, e lì cominciano i problemi. Quindi fritto, panato, involtino, pizzaiola, buono. Rende, all'olio meno. Ho capito. E allora si può adoperare anche quello. Senti, però tu hai già svelato, senza, non abbiamo parlato, già un segreto. Per fare l'orecchio di elefante non c'è bisogno di avere... una pezzatura così grande, no, perché si non esiste. La fesa, la parte interna, la parte intera. Cioè, tu hai tagliato una fetta e la faccio doppia. E poi l'ha fatta doppia, hai capito? Capito? E quindi gli do una forma. E devo questa dire... è l'attaccatura dell'orecchio. Ma è straordinario perché sembra avere. Può essere un cuore, unica. Per carità, però se te la metti qui poi ti dimostrerò quando sarà fritta. Noi possiamo quindi andare al nostro macellaio di fiducia e chiedergli un certo tipo di. Ti fai fare una fetta grande nella fesa. E quindi, questa è una bella idea, grazie. Allora, abbiamo sbattuto un uovo, giusto? Sì, più d'uno perché lo necessita per certo, la fetta. Effettivamente più non grande. Non dimentichiamo mai di aggiungere un pizzico di sale. Nell'uovo, Insomma, qui prepariamo quella che è la fettina fritta. La fettina. Abbiamo fritta. Messo dell'olio. Abbondante. Oggi per praticità abbiamo adoperato un olio di semi, ma al nord c'è il burro chiarificato, da noi... L'extravergine. L'extravergine. Per Però praticità tu, oggi come abbiamo... Tu dai il semaforo verde a tre tipi di... Oh, ho sbagliato. Guarda, questa è la cosa da non fare mai. L'ha mai. Fatto per noi. Quando noi facciamo questo abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato. Perché? Perché prima bisogna mettere... L'uovo. Che ho fatto io? Un grande classico errore. È un classico errore che però dà l'idea di anche persone bravissime, con grande esperienza, per voi, per noi, sbagliano in modo che ci fanno sentire capaci di fare qualunque cosa. E quindi andiamo a passare bene l'uovo, ok? Punto. Che abbiamo salato. Sì. Dopodiché... Possiamo adesso sempre, vedi che ne prende meno quando c'è il pan grattato. Però diciamo che lo stiamo recuperando alla grandissima. Lo stiamo recuperando. Proprio tranquillo. Una volta passato di qua, ci dobbiamo accertare naturalmente della temperatura dell'olio. Deve Quindi essere, che temperatura dobbiamo fare? Deve essere vicino bello punto, caldo, punto al punto di fumo, ma certo. Non superarlo mai. Ah, allora, c'è anche da dire una cosa. Volendo possiamo fare anche una doppia panatura. Prendiamo la carne, la appoggiamo in una griglia, in frigorifero, la facciamo ben freddare e poi la ripassiamo un ulteriore... Però... Per quelli bravi, per quelli in casa bravi. Va bene anche... Questa va benissimo, credo che ora, la gioia di, un attimo. Di ogni grande frigge. Piccino. Allora, abbiamo verificato che l'olio è a temperatura corretta. E lo vediamo. E quindi noi siamo pronti a fare la nostra cottura. Una volta che ben dorato da una parte, si gira. Andiamo anche a girarlo dall'altra. Naturalmente i nostri tempi sono un pochino più brevi. Naturalmente sì, possiamo però. Anche vedere di abbassare e fermare un attimo e noi possiamo
naturalmente vedere il risultato finale. Allora tu però, eccolo qua. Mi sono qua un po' premunito. E questo è il risultato finale che è la ora, gioia. Io i prendo di piccini, io l'orecchio di elefante e come vedi, eccotelo qua. Questo è l'orecchio di elefante piccino di Chianina. E naturalmente tu sei come orgoglioso della Chianina, mi sembra anche corretto, perché è una delle migliori carni italiane. Guarda, ci siamo però a giro, eh? Molte carni italiane si prestano per poter fare questo tipo di piatto, no? Insomma, se abbiamo una fassona, una potata. Tutte le carni eccetera bovine italiane fanno bene. Siamo fretta, magari non viene perfetta. Tutte le carni bovine rarazze a manto bianco sono quelle che ti danno più nutrienti e meno colesterolo. Senti, noi abbiamo adesso però anche, la stiamo tagliando perché... Sì, quello che voglio far vedere, il colore roseo, nonostante che ormai si sia freddata, l'abbiamo fatta stamattina. Vabbè, perché è una cottura corretta, giusta. Il colore roseo. Poi che succede? Che noi... Che ce la mangiamo? No. Te la mangi oggi. Ma se avanza per domani? E che facciamo? E prendiamo la cipolla. Oh, vedi? La facciamo andare velocemente. E questa è la famosa cucina che ci piace tantissimo, quella che non spreca nulla. Prendiamo la cipolla, la facciamo andare velocemente. Ora non sto a aspettare per i nostri tempi. I nostri amici a casa sanno che qui aggiungiamo una semplificazione, ma è normale. Aggiungiamo il pomodoro. Della salsa, il pomodoro possono essere pelati. Possono anche essere pomodori interi, li strizziamo a mano. Le facciamo andare aggiungendo sale, in ultimo mettiamo anche del basilico, che è un odore che ci piace tanto. Da noi d'estate poi ci piace tanto. Una volta che questo è andato, lo frulliamo, lo passiamo. Ah, lo frulliamo? Sì, e lo mettiamo pronto, bello caldo, perché cosa? Per ciò che è avanzato il giorno prima. Cioè non c'è bisogno di riscaldare la fettina panata? No, la prendi e la metti nel pomodoro. Ed è un piatto altamente gustoso. Guarda qua che spettacolo. E noi che facciamo? Che assume un altro, come dire, diventa un altro piatto proprio. Sì, per il giorno dopo, perfetto. Ma che bello. Ed ecco qua, l'orecchio d'elefante ripassato al pomodoro. Al pomodoro, no? È la cucina, diciamo, del recupero? È la cucina del recupero, è la cucina che piace tantissimo, soprattutto quando piace è a gustosa. Tutti, anche ai bambini piace. Bambini, io ho detto, l'altra volta ne ho parlato della fettina panata, io è uno dei piatti che ho adorato di più nella mia infanzia, guarda qua, e lo capisco. E noi in questo modo recuperiamo tutto, con un po' di pomodoro e di cipolla. Che spettacolo, che bello. Bello denso, perché poi te lo puoi mettere anche in un bel pane croccante la mattina, andartene in spiaggia e farti una fettina panata. E come dico io, va bene, in spiaggia, in montagna, in collina, in campagna, sul lago. Qui sono piatti che vanno bene dappertutto. Simone, grazie, grazie davvero per i tuoi consigli. Ricordiamoci che i macellai sono a disposizione, quindi siamo in grado di indirizzarvi per il taglio migliore. E questo è molto questo importante. È fondamentale.